Ufficialmente noto come Thunderbolt 2, ma più conosciuto con il nome Warthog, facocero a causa del suo aspetto, negli ultimi 30 anni questo bestione si è guadagnato in battaglia il tremendo nome di Tankbuster, stermina carri. La nostra non è una macchina da guerra veloce, è un brutto e lento facocero che razzola nel fango per compiere la sua missione. E a noi piace pilotarlo. Il suo stupefacente cannone da 30 mm a 7 canne è la bocca da fuoco più potente mai portata in cielo. Entri, premi il grilletto, uno sbuffo di fumo, grandioso. Senti il profumo della vittoria. Un solo Warthog può trasportare artiglieria sufficiente per mettere fuori uso 16 grossi carri armati. La 10 è una leggenda per i soldati che affidano la loro vita alla difesa dal cielo. Quando comunichi con le truppe sul campo, sai che amano sentire quel rombo. Per loro è il suono della libertà. Servendoci di straordinari filmati d'archivio e di ricostruzioni a colori, vi porteremo in battaglia su uno degli aerei più implacabili dell'arsenale americano, l'A-10 Tankbuster. Nel corso dell'operazione Iraqi Freedom, la 10 Warthog è l'aereo più noto e temuto dell'aviazione americana. Penso che fosse l'aereo militare da combattimento meglio equipaggiato che si potesse avere. La sua capacità di operare in stretto appoggio tattico con le truppe di terra, di distruggere posizioni nemiche e carri armati, di fungere da aereo di osservazione, lo rendono fondamentale nella vittoria su Saddam Hussein e il suo regime. Ci piace l'idea che lassù ci sia una sicurezza, una forza di pronto intervento che all'occorrenza entra in azione. È qui per questo. Se non fosse stato per l'intuizione di una manciata di uomini, forse questo velivolo non sarebbe mai stato costruito. Nella Prima Guerra Mondiale, gli aerei venivano usati a protezione della fanteria e per bombardare o mitragliare il nemico a bassa quota, allo scopo di fronteggiare la resistenza da terra. L'appoggio tattico fornito in casi di guerra su fronti in movimento, di azioni rapide, sia in caso di avanzata che di ritirata, era oltremodo importante. Nel caos del campo di battaglia, quando è difficile garantire una protezione efficace, gli aerei diventavano straordinariamente importanti ed efficaci. La Seconda Guerra Mondiale vede cacciabombardieri come il Typhoon, il Tempest, il Mustang e il Thunderbolt 1, usati con buoni risultati per la protezione dall'alto. Ma tra questi, un solo aereo è davvero temuto. Il bombardiere in picchiata tedesco Junkers 87, detto Stuka, equipaggiato con una sirena stridente, è un esempio di efficacia mai visto prima nel supporto aereo. In quel periodo i tedeschi erano in forte minoranza rispetto ai russi, eppure ottennero vittorie clamorose contro gli enormi e pesanti mezzi corazzati russi. Un elemento chiave di questi successi furono proprio gli Stuka, la cui unità più famosa era guidata dal colonnello Rudel, il pilota più decorato della Seconda Guerra Mondiale. L'unità del colonnello Hans-Ulrich Rudel provoca gravi perdite sul fronte russo e lo stesso Rudel totalizza un punteggio personale di 511 carri armati distrutti. In seguito alla sconfitta della Germania del 1945, però, il supporto aereo ravvicinato viene ampiamente trascurato. Il 18 settembre 1947 nasce l'Air Force americana, il cui scopo principale è l'uso delle armi nucleari. Il supporto aereo ravvicinato non è più una priorità. Questo è il ruolo straordinario dell'intera genesi della 10. Per tradizione, sin dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Air Force non aveva mai avuto interesse per il supporto ravvicinato. Non intendeva lavorare per l'esercito, preferiva combattere una guerra propria e indipendente. Una reazione del tutto naturale sotto il profilo burocratico. Durante la guerra in Vietnam, l'Air Force deve contare su mezzi quali l'A-1 Skyrider per proteggere le sue truppe di terra.
ma c'è bisogno di un aereo specificamente progettato per trasportare grandi quantità di bombe, assorbire il fuoco pesante della contraerea e coprire lunghi tragitti a bassa quota sopra il campo di battaglia. Prendendo l'iniziativa, un gruppo di brillanti ingegneri al Pentagono elabora il progetto di un velivolo atto al supporto aereo ravvicinato, sperando che l'Air Force lo prenda in considerazione. Progettammo il velivolo basandoci sul supporto fornito dai piloti dell'A1, considerando l'esperienza dei tedeschi con gli Stuka sul fronte russo. Parlammo con il colonnello Rudel, all'epoca ancora vivo. La sua esperienza ci fu molto utile per progettare l'aeroplano. Cercammo di concepire un velivolo utile per proteggere in modo specifico le truppe di terra sul campo di battaglia. Prima nella storia dell'aviazione, l'Air Force dà inizio a una competizione per un aereo specificamente progettato per il supporto aereo ravvicinato. Quando alla Fairchild giunse la richiesta per il progetto sull'A10, io fui subito assegnato alla parte aerodinamica. Si trattava essenzialmente di un velivolo per la protezione ravvicinata dall'alto, in grado di distruggere i mezzi corazzati pesanti. Inoltre doveva essere in grado di decollare da una pista non idonea lunga solo 500 metri. La Fairchild Republic accetta la sfida di progettare un aereo diverso da ogni altro mai costruito. Il progetto vincente sarà un velivolo stabile, dalle ali basse e dritte, che consenta eccellente elevazione e manovrabilità. Questa struttura monterà il motore TF-34 Turbofan della General Electric e gli darà una spinta sufficiente per decollare e manterrà basso il consumo di carburante, tanto da consentire all'aereo una grande autonomia, essenziale per svolgere il suo ruolo. Con una resistenza imbattibile e un facile programma di manutenzione, questi motori sono ideali per volare in zone di battaglia ostili. Per il team della Fairchild, però, le sfide diventano subito evidenti. È tipico di un jet avere il carburante che circola intorno al motore. Perciò era impossibile usarlo in questa missione di supporto ravvicinato. Se il motore è circondato dal carburante, anche un fucile calibro 22 può uccidere. Una delle istruzioni principali per elaborare il progetto prevedeva che il carburante non stesse accanto al motore. Non soltanto il combustibile è contenuto per sicurezza nella fusoliera, lontano dai motori, ma le celle carburante interne ed esterne sono dotate di protezioni e sistemi antincendio. Il controllo di volo è affidato a un potente sistema idraulico. Abbiamo preteso che ogni sistema di controllo idraulico fosse affiancato da un semplice sistema meccanico manuale, più difficile da mettere fuori uso. Anche con il sistema idraulico fuori uso, mezza coda staccata, un pezzo d'ala troncato e due motori, potevi tornare a casa. Il pilota era protetto da un'armatura in titanio, spessa anche 20 mm. Con quella macchina potevi volare all'inferno e tornare. La sicurezza della 10 è abbinata a una notevole capacità offensiva. Un enorme cannone Gatling da 30 mm, particolarmente studiato per la 10. Il GAU 8A Avenger è in grado di sparare fino a 1000 colpi al minuto e di perforare la blindatura dei mezzi corazzati. Inizialmente l'aereo fu progettato con un Gatling nel musetto e concepito per distruggere qualunque arma o mezzo blindato sul terreno. Ma è stato rischioso costruire un aereo su una bocca da fuoco, un'arma che ha lavorato fin dal primo giorno. La Fairchild Republic si aggiudica la gara per costruire il primo aereo nella storia dell'aviazione americana specificamente concepito per missioni di appoggio tattico. Ma prima di autorizzarne la fabbricazione, l'Air Force vuole le prove che le funzioni dell'aereo e della mitragliatrice frontale siano compatibili tra loro. Per l'occasione viene messa a punto una serie di test di simulazione diversi da tutti gli altri.
I dati così ottenuti cambieranno il futuro dell'aviazione. History Channel. Heysel, il 2 giugno, su History Channel. Non perdere l'appuntamento settimanale con gli approfondimenti, i protagonisti, i dossier sugli eventi politici e sociali più attuali e quelli che hanno segnato la nostra epoca fino ad oggi. La storia contemporanea diventa protagonista. Millennio, lunedì alle 21 su History Channel. History Channel. Dopo un'accesa competizione, la Fairchild realizza il velivolo più all'avanguardia nei confronti dell'appoggio tattico. Ma l'Air Force è riluttante a metterlo in produzione prima di averne verificate direttamente le capacità come mezzo da combattimento. In una serie di prove sorprendenti, la 10 e la sua notevole bocca da fuoco si dimostrano adatti ad operare nel violento scenario della Guerra Fredda. Avevamo montato segretamente un'arma che ci vantavamo fosse all'epoca la terza o quarta più potente al mondo. Radunammo oltre 300 carri armati sovietici, vecchi rottami provenienti da tutto il mondo, piazzandoli nel deserto fuori Las Vegas. Lì eseguimmo delle prove con la 10, munito di mitragliatrice e proiettili, come da programma di produzione. I motori avevano un suono particolare, molto caratteristico. E ancora oggi, ogni volta che lo sento, guardo in alto, perché so che è lui. Sapevamo che avrebbe funzionato. E non ci ha mai deluso. Eseguimmo una meticolosa serie di test, offensiva, controffensiva, tattiche di controllo, attacchi con colpi a salve. Una serie di cose per verificare l'aereo contro i mezzi corazzati. Imparammo parecchio su quell'arma, ma la cosa più importante che imparammo era che aveva un'efficacia senza precedenti. Durante la Guerra Fredda, la minaccia di carri armati sovietici che avanzano in Europa occidentale diventa una realistica possibilità. Questo convince l'Air Force a dare il via alla produzione della 10. Ora è pronta ad affrontare un nemico specifico. Grazie alle sue armi di precisione, questo è il mezzo ideale per difendersi dalla supremazia dei mezzi blindati sovietici. Il primo A-10 arriva alla base Davis-Montana dell'Air Force in Arizona, nell'ottobre del 1975. Subito battezzato Warthog, facocero, l'A-10 viene ammirato più che per il suo aspetto, per la sua semplicità e resistenza. È talmente brutto che solo sua madre potrebbe amarlo. È così che dicevano molti di noi. Ma è proprio questo aspetto ad indicarne la solidità. È molto robusto. C'è chi lo ha paragonato ad una Gigi, ad una schiacciasassi e cose del genere. È compatto, grosso in ogni suo componente. Ha un aspetto davvero solido e resistente. Ti assicura di riportare indietro il suo pilota vivo. Ma con una velocità massima di soli 830 km orari, due turboreattori nella parte alta della fusoliera e ali basse e dritte, la 10 sembra tutt'altro che un jet aerodinamico. Incuteva un timore reverenziale. Era molto più grosso dell'aereo che avevo pilotato in addestramento. Lo sentivo enorme, smisurato, entrandoci, e mi intimidiva, perché la prima volta che voli su un aereo devi farlo da solo, ma allo stesso tempo era anche buffo. L'abitacolo monoposto è circondato da una larga calotta sferica con parabrezza a prova di proiettile per consentire una visione totale.
Adoro gli abitacoli monoposto e questo è uno dei motivi per i quali ero attratto dalla 10. Nessuno dietro le spalle che ti dice cosa fare. Porti l'aereo dove vuoi e gli fai fare quello che vuoi. È tutto a tua disposizione. Sei tu il padrone. La prima volta rimasi davvero sorpreso. L'aereo sembrò andare da solo. Una volta raggiunta la velocità richiesta per il decollo, decollò e via. Penso che questo sia dovuto alla grossa ala dritta, alla bombatura positiva sull'ala. È un aereo che vuole volare. L'aereo reagisce a te. È come se tu lo sferzassi e diventa una tua appendice. Quando vola è molto sensibile alla barra e al timone. La 10 è noto per il suo raggio di virata stretto, che gli consente manovre veloci, e quando guardi giù ti sembra di ruotare nello spazio. L'ala dritta ci permette di compiere virate strette. Anche se siamo lenti, abbiamo un raggio di virata molto corto e possiamo muoverci velocemente sulla nostra rotta, tanto da poter schivare qualsiasi ostacolo si presenti. Ma ad attirare i piloti della 10 è la sfida rappresentata dal suo ruolo di appoggio tattico o supporto aereo ravvicinato, in un ambiente dove tutto può accadere in qualunque momento. Le nostre missioni non sono mai di routine. Quando si parte, sappiamo poco di quello che accadrà dal momento del decollo a quello dell'atterraggio. Una volta in aria, la situazione si chiarisce e allora devi reagire. Senti voci amiche urlare via radio perché qualcuno è stato colpito e c'è gente che muore. La loro artiglieria non è in grado di raggiungere il nemico e chiamano in aiuto gli A-10. Far volare l'aereo è un fatto secondario. Bisogna mettere in azione le armi e qui la cosa si fa complessa. Abbiamo mappe spiegate nell'abitacolo, comunichiamo via radio e contemporaneamente evitiamo di farci colpire. Ci consideriamo gli ultimi pistoleri rimasti, perché quando vai in battaglia e sei in missione di attacco al suolo, la migliore e unica arma che ha un pilota di A-10 è la sua mitragliatrice. La strumentazione comprende uno schermo di comando detto HUD, che sta a significare display altezza occhi, che fornisce al pilota dati per il controllo del volo e dell'uso delle armi. Ha un sistema di puntamento estremamente preciso, forse uno tra i più versatili al mondo. Basta puntare e sparare, come impugnare un revolver. Punti nella direzione voluta, tiri il grilletto e sei sicuro di fare centro. Quando sei in missione e tiri il grilletto per la prima volta, sei eccitato e l'adrenalina comincia a scorrerti nelle vene. Io avevo il sorriso stampato sulla faccia. La sensazione che si prova sparando è che tutto l'aereo ne è scosso. La prima volta che ho sparato mi sono allontanato dal grilletto perché mi faceva paura. Non riuscivo a credere che una cosa del genere fosse opera di un aereo. Tutte quelle fiamme, il fumo. Il suo proiettile da 30 mm è grande quanto il mio avambraccio e puzza di polvere da sparo. Entri in quell'abitacolo dopo aver sparato ed è incredibile. A volte questo ti inebria un po' perché ha il profumo della vittoria. Non passerà molto tempo però che i piloti cominceranno a usare la loro arma con rabbia. Con la fine della guerra fredda i massicci mezzi blindati del patto di Varsavia non paiono più tanto minacciosi e negli anni 90 l'aviazione americana progetta di mettere in disarmo gli A-10. Ma con la grave situazione che si crea in Medio Oriente le cose cambiano. Il Warthog svolgerà un ruolo chiave nella disfatta di una delle personalità più distruttive della storia. Nel settembre 1980 l'Iraq invade l'Iran, dando inizio a uno dei conflitti più lunghi e devastanti del XX secolo. Otto anni dopo, le questioni fondamentali che dividono i due paesi sono ancora irrisolte. Nello sforzo di contenere l'Ayatollah Khomeini e il diffondersi del fondamentalismo islamico, l'Occidente appoggia l'Iraq.
Il dittatore iracheno Saddam Hussein inizia a costruire una formidabile macchina bellica, sostenuto dai sovietici e dall'Occidente, mettendo insieme un esercito che con oltre 4.000 mezzi blindati è il quarto al mondo per potenza. Il 2 agosto 1990 l'Iraq invade il Kuwait. Per 15 anni la 10 ha atteso l'occasione di giustificare il suo posto nell'arsenale dell'Air Force. Per il Warthog ora è il momento di agire. Quando iniziò la prima guerra del Golfo, la nostra squadriglia fu inviata laggiù, in un momento in cui l'Air Force progettava di eliminare l'aereo. Grazie a questa guerra riuscimmo a dimostrare che la 10 è un'efficace piattaforma per l'appoggio tattico. Allo scoppio della guerra, il 16 gennaio 1991, c'è un bisogno urgente di lanciamissili Stermina-Carri. Gli A-10 sono chiamati in combattimento per la prima volta. Prima di allora, nessuno di noi aveva avuto esperienza di combattimento, eccetto alcuni veterani del Vietnam. Perciò non sapevamo bene cosa aspettarci. Schierati nel Golfo per affiancare le forze di coalizione a terra, le squadriglie di A-10 si lanciano sulle migliaia di carri armati iracheni nella madre di tutte le battaglie. Primo giorno. Non scorderò mai quella sensazione. È arrivato il momento, siamo caricati, l'adrenalina scorre nelle vene. Andiamo. Ci lanciamo in battaglia, colpiamo un bersaglio. Ricordo di aver guardato giù. Cos'è quel luccichio a terra? Sparavano, ci sparavano addosso. Quando rischi di essere colpito, non è più come essere in addestramento. Ho visto agire gli iracheni in questo modo. Se sapevano che stavamo per capire qualcosa, la spostavano. Facevano strani giochetti. E noi dovevamo cercare di scoprirli. A febbraio, l'aviazione della coalizione domina i cieli. E la 10, apparentemente, è invincibile. Eravamo molto fiduciosi perché se sopravvivi alle prime 10 missioni di combattimento, le tue speranze di uscire vivo dalla guerra aumentano. Il maggiore Rob Sweet è alla sua 30ª missione per Desert Storm. Il 15 febbraio è impegnato in una missione a due lanciato nello spazio aereo iracheno. Avevo superato troppo il confine per essere su una 10. Mi ero addentrato più di 100 chilometri nel territorio nemico. Il mio comandante, ovviamente molto più esperto di me, sembrava un po' preoccupato per la missione. Le munizioni irachene diminuiscono e le forze di Saddam diventano più selettive riguardo ai loro obiettivi, cercando di sparare poco ma a provocare il massimo dei danni. Così abbiamo detto, non è il caso di cercare il bersaglio, faremo un paio di giri e andremo da qualche altra parte. Ma c'era una formazione di carri in cerchio di almeno 5 km di diametro. Nessun cratere nelle vicinanze, allora cominciammo a sospettare che fossero sagome di legno. Il comandante di Sweet scende di quota per osservare meglio, poi gli dice di avvicinarsi. Per lui, quella che è iniziata come una missione di routine si trasforma nel peggiore degli incubi. Mentre mi avvicinavo tranquillo, vedo arrivare un SAM. Era un pericolo, ma se puoi vederlo, puoi batterlo. Lo vedevo. Mi preparai a dovere, rimasi ad aspettarlo. Gli girai intorno perché si allontanasse, ma lui continuava ad avvicinarsi. Non ero mai stato così vicino alla possibilità di essere colpito. Ero spaventato a morte, stavo perdendo il mio sangue freddo ed ero arrabbiato con quel tipo perché era riuscito a terrorizzarmi. L'avrebbe pagata per questo. Mentre mi avvicinavo, sentii una grossa esplosione nell'aereo. Ero stato colpito. Guardai indietro e quel che vidi non mi piacque. Gran parte dell'ala destra era in fiamme. Pensai, è solo un brutto colpo, ma avevo ancora parte dell'ala, potevo farcela. La 10 è robusta. Il missile iracheno, in grado di distruggere gran parte degli altri caccia, danneggia seriamente la 10. L'aereo comincia ad avvitarsi in picchiata. Va giù a spirale, io schiaccio pulsanti e interruttori cercando di riprendere il controllo. Urlo, non ci riesco e vado in panico. Ricordo solo che vedevo il deserto avvicinarsi. Mi lanciai. Il sedile eiettabile ACE-2 è un sistema di catapulta completamente automatico. Una volta espulso il paracadute si apre da solo. Mentre scendevo col paracadute, vidi il mio A-10 schiantarsi al suolo.
È stato terribile. Appena tocca terra, Sweet viene catturato dai soldati iracheni. Mi furono addosso prima che riuscissi a nascondermi. Era la loro occasione per ottenere una contropartita, così divenni una pedina di scambio. Viene portato in un bunker e interrogato. Ero convinto che avrebbero potuto spararmi in qualunque momento. Impiegai 3 giorni per rendermi conto che non mi avrebbero giustiziato. Per loro ero da usare a scopo di propaganda o di intelligence. Nel mese di marzo il maggiore Rob Sweet viene rilasciato nell'ambito di un programma di liberazione dei prigionieri. Solo allora seppi cosa era successo al mio comandante. Era stato colpito anche lui dopo di me, ma non era riuscito a lanciarsi. Sopravvissuto fortunatamente, impiega 4 mesi per riprendersi da questa dura prova. Se fossi stato su un qualsiasi altro caccia, quando venni colpito dal SAM e fu un duro colpo, ora sarei morto. Nonostante questo, l'aereo si dimostra più versatile e capace di resistere in territorio nemico di quanto non ci si aspetti. Nei 40 giorni di conflitto, gli A-10 distruggono 987 carri armati, 926 pezzi di artiglieria, 1355 veicoli da combattimento, 10 caccia e 2 elicotteri abbattuti in scontri aerei. Il brutto anatroccolo dell'Air Force si è conquistato un nuovo nome, Tank Buster, stermina carri. Il risultato spiazza tutti quelli che hanno messo in dubbio la necessità di un mezzo di supporto aereo specifico. Con le sue incredibili 8.500 sortite, la 10 riesce a distruggere più della metà degli armamenti iracheni dell'operazione Desert Storm. Ma questo considerevole record viene tragicamente distrutto da una serie di incidenti subiti dalle forze di coalizione attaccate per errore dagli A-10. Proprio ieri si è verificato un incidente in cui un A-10 americano ha colpito involontariamente 2 mezzi da combattimento della nostra fanteria. Il velivolo era uno dei tanti destinati a distruggere una postazione nemica. Sulle cause dell'incidente è tuttora in corso un'indagine. 9 soldati britannici vengono uccisi. L'Air Force è decisa ad eliminare gli incidenti dovuti al fuoco amico. Quello che nessuno sa è che la prossima sfida per la 10 sarà su un campo di battaglia del tutto sconosciuto e ostile, l'Afghanistan. History Channel. Doveva essere un temporale passeggero. Quello che si abbatté su Baghdad nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991. Fu invece una terribile tempesta. Una tempesta lunga ben 38 giorni. 38 giorni. 38 giorni. La guerra del Golfo. Questa sera alle 21 su History Channel. Tu hai passato una giornata faticosissima in città. C'è l'ingorgo, l'isola pedonale, non si passa più. Ti hanno portato via la macchina, più la multa. L'ufficio l'ha trovato chiuso, l'impiegato non c'era. Hai mangiato una pizza salata, hai bevuto un caffè cattivo. Se mette pure a piove, arrivi a casa, ti togli le scarpe, trovi una bolletta, ti viene una sete tremenda. Per tutto, apri il frigorifero. Ma che hai preso? L'acqua liscia? Io voglio Brio Blu, fredda. Che poi mi dicono che è rocchetta. Brio Blu, mi piaci tu. Scegliete la nuova gamma Tucson Euro 4. Benzina e diesel VGT, da 140 a 175 cavalli. Hyundai Tucson. Subito vostro, da 23.190 euro.
Ed ora passo la parola alla prossima relatrice, una professionista di provata capacità ed esperienza. Ho l'onore di presentarvi la dottoressa Paola Sala. Nuova Ace Magic Pen, la penna che depenna la macchia. Dalle ombre del passato emergono frammenti di storia. Enigmi ancestrali si perdono nel cammino di una vita per trasformarsi in credenze popolari e diventare leggenda. History Channel vi porta a rivivere il passato con le grandi ricostruzioni storiche di Storia Viva. Ogni martedì alle 21 su History Channel. History Channel. La 10 si dimostra un successo in Desert Storm. Ma per rispondere appieno al piano d'attacco dell'Air Force, questo antiquato velivolo dovrà vedersela con un campo di battaglia mutevole. La 10 ha fatto molti progressi. Non è all'avanguardia, ma è progredito soprattutto nel campo dell'avionica. Siamo stati in grado di incorporare sistemi di comunicazione satellitari, come il GPS. La 10 è stato il primo caccia a montare strumenti per la visione notturna. L'intero abitacolo è stato modificato per montare questa strumentazione. Ci stiamo addestrando ad usarli più di qualunque altra squadriglia di caccia. E siamo degli esperti. Ora la 10 è destinato a una nuova missione. L'11 settembre ha inizio la guerra contro il terrorismo. Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. Il Warthog rappresenta una forza vitale per l'operazione Enduring Freedom, capeggiando l'urgenza di una copertura permanente necessaria alle truppe di terra in Afghanistan. Per gli equipaggi degli A-10, quella è la porta dell'inferno. Arrivati a Bagram, sono andato a rapporto dal comandante e ho detto: capo, questo è il posto più spaventoso della terra. Ti sentivi realmente catapultato in una zona di guerra. Ed era così. La 10 è il velivolo ideale per la guerra in Afghanistan. Il jet è sufficientemente versatile per sorvolare picchi montuosi e profonde vallate, pattugliando il territorio e al tempo stesso localizzando e attaccando gli obiettivi. Non era male sorvolare quel territorio montuoso. Il brutto era se dovevi catapultarti. Laggiù era pieno di neve, non era un bel posto. Passare da un caldo abitacolo in mezzo alla neve non era la mia massima aspirazione. Certo, volavamo ad altitudini maggiori di quelle alle quali eravamo abituati per via delle montagne, ma noi potevamo volare in posti che gli altri aerei con assetto dalla fissa non potevano raggiungere ed arrivavamo dove gli elicotteri non potevano. Ventiquattro ore su 24, i Warthog appoggiano le forze speciali e regolari perlustrando le montagne dell'Afghanistan per individuare postazioni missilistiche nemiche e mortai. Come ben presto è chiaro ai piloti, ogni missione metterà alla prova il loro addestramento e la loro determinazione, fino al limite estremo. Arrivammo appena dopo l'imbrunire per ricevere le istruzioni e confrontare le mappe. Ci avevano detto che c'erano dei problemi e scendemmo per studiare il da farsi. Non avevamo la piena consapevolezza di cosa accadeva a terra. Fu tremendo sapere via radio che ci chiedevano disperatamente un appoggio tattico. Le pulsazioni aumentano. L'intensità di quello a cui stai pensando aumenta. Avverti la scarica di adrenalina. È una sensazione piacevole. E subito dopo punti il tuo aereo verso la battaglia e subentra la preparazione. Per prima cosa, cerchiamo di capire qual è la situazione complessiva a terra e di farcene un quadro. Poi ci avviciniamo all'area e a questo punto abbiamo un'idea più precisa di quali dovrebbero essere le varie posizioni. Dal quadro generale ci concentriamo su una zona più ristretta. Una delle prime cose che io cerco di fare è guardare giù per individuare le posizioni amiche. Se non riesco a trovarle esattamente, cerco di riconoscere qualcosa che posso usare come un limite sulla sabbia e dire: oltre questo punto non possiamo sganciare, perché dovrebbero esserci i nostri.
Entrando in zona di guerra, una delle principali responsabilità di un pilota di A-10 è evitare a tutti i costi incidenti provocati dal fuoco amico. Per evitare conflitti a fuoco fratricidi, ci serviamo principalmente della radio e degli occhi. Non sono grandi ausili tecnici, ma credo che siano loro a renderci più efficienti. Abbiamo il sistema di posizionamento globale che ci indica la posizione. Abbiamo il visore notturno per vedere bene il suolo. Ma quando è il momento di individuare il bersaglio, allora usiamo i vecchi sistemi. Occhi ben aperti e mani sui comandi. Senza di loro non potremmo compiere la missione. Ci avvicinammo, ma era molto difficile usare occhiali per la visione notturna, perché il sole era tramontato, ma non del tutto, e da ovest veniva un grande riverbero e questi non c'erano di grande aiuto. Non c'era neanche il chiarore lunare e noi ci trovammo su un terreno molto impervio e totalmente sconosciuto. Una squadra d'avanscoperta sul campo di battaglia collabora con ciascun pilota per guidarlo verso il suo obiettivo. Il TAC è un nucleo militare speciale che ha il compito di verificare che il pilota della 10 identifichi e attacchi l'obiettivo giusto, riducendo al minimo il rischio che in quel punto si trovino forze militari amiche. Comunichiamo loro aggiornamenti sulla situazione, sulla zona, su ciò che accade sul campo di battaglia, sui luoghi in cui si trovano le truppe amiche, e forniamo dati sulla situazione del nemico. Questo dà loro un'idea su quali siano le minacce in quella zona. Noi passiamo tutte le informazioni e loro le rielaborano nell'abitacolo. La 10 è collegato al comando di terra tramite una rete militare dedicata che comunica dati sulla battaglia in tempo reale. Mi disse: «Ehi, noi siamo qui. Dovete distruggere dei pezzi d'artiglieria situati a 700 metri da noi». Era incredibile. Così ci siamo recati sul bersaglio e abbiamo lanciato un paio di bombe belle grosse, neutralizzando così l'obiettivo. Mi sentivo come un grosso drago che sputava fuoco, provocando un gran fragore. Un vero dinosauro che lanciava piombo dal cielo. Come angeli custodi, gli A-10, ancora oggi, sorvolano l'Afghanistan a protezione dei loro soldati a terra, finché la guerra al terrorismo non avrà fine. Ma un vecchio nemico li attende nell'ombra. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. La necessità dell'A-10 raggiunge il picco massimo nel marzo del 2003. Il terrificante regime di Saddam Hussein è a un punto critico. Ora sarà necessario un esercito, con l'ausilio degli A-10 sulle linee del fronte, per farlo crollare. Marzo 2003. Le forze di Saddam Hussein stanno per trovarsi testa a testa con l'A-10 Tank Buster, che ancora una volta si prepara a sorvolare i campi di battaglia iracheni. Le forze della coalizione sono decise a porre fine al regime sanguinario del dittatore e il Warthog ha percorso molta strada dall'ultima battaglia nel deserto. Dall'epoca della seconda guerra del Golfo, l'Iraqi Freedom ha fatto progressi. Gli aerei sono stati perfezionati per accrescere la precisione delle armi. I missili AGM-65 Maverick sono molto precisi. Montano testate specifiche atte a individuare i mezzi blindati. Un sistema di guida a infrarossi permette loro di colpire bersagli in movimento di notte. Tutto questo, unito ai formidabili sistemi di controllo del tiro e di puntamento delle armi, rende il Warthog più pronto che mai a svolgere il suo ruolo implacabile in Iraq. Partendo dalla base aerea di Talil, nel sud dell'Iraq, gli A-10 effettuano numerose sortite in vista di uno degli attacchi militari più massicci dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che le forze della coalizione stanno per sferrare: l'invasione di Baghdad. Per gli equipaggi degli A-10 è la sfida decisiva. Volavamo in direzione di Baghdad. Non vedevamo l'ora di arrivare, ma la paura ci faceva rizzare i capelli e battere forte il cuore. Quel giorno ho pregato più del solito mentre mi infilavo nell'abitacolo.
Le emozioni contrastanti si accavallavano nella testa. Pregavi di riuscire a compiere la missione che ti era stata assegnata senza commettere errori. A guidare gli A-10 sui loro bersagli sono aerei del controllo aereo avanzato, dotati di pod di ricerca e puntamento. I piloti degli A-10 svolgono a turno questo compito, usando la loro profonda conoscenza della missione in aria per coordinare l'azione con le truppe a terra. Veniamo assegnati ad un battaglione e ci assicuriamo che aviazione ed esercito comunichino per evitare incidenti dovuti al fuoco amico, per far sì che l'aviazione non colpisca l'esercito e viceversa. Preveniamo questo genere di conflitti. Oltre a questo, però, facciamo in modo che gli A-10 supportino l'esercito sul campo di battaglia. Tutti sono in linea per la richiesta di autorizzazione, per dare inizio all'attacco. A parole sembra semplice, alzi il microfono e chiedi. Ma se ti trovi su un aereo e devi parlare con un tizio seduto in un ufficio a 600-700 km di distanza, ti serve tempo. E tra parentesi, ogni pilota di caccia in missione potrebbe essere in linea in quel momento per lo stesso motivo. Il controllo aereo avanzato è il primo punto di contatto dei piloti di A-10 che raggiungono un'area di attacco. Parte del suo compito è fornire al pilota le coordinate dell'obiettivo principale con la massima precisione. Suona distaccato, ma è così che deve essere. Ci comunicano dove è il bersaglio, lo troviamo, lo colpiamo, comunichiamo l'esito, poi passiamo ad un altro obiettivo e così via. Arrivando sul campo di battaglia, il pilota di A-10 spesso deve usare tecnologie semplici per localizzare con precisione l'obiettivo. Nel caso del pilota Erik Yakimovic, si tratta di una base missilistica irachena. Osservavo con il binocolo per individuare le coordinate dell'obiettivo. I 6 lanciamissili non erano dove pensavamo. Così impiegai un po' a setacciare l'area. Gli iracheni dovevano averli spostati di qualche chilometro. E dicevo a me stesso, non so se l'operatore a radar mi sta vedendo, ma io so che l'obiettivo è quello. Ed era una sensazione grandiosa. History Channel. Doveva essere un temporale passeggero, quello che si abbatté su Baghdad nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991. Fu invece una terribile tempesta. Una tempesta lunga ben 38 giorni. 38 giorni, 38 giorni. La guerra del Golfo. Questa sera alle 21 su History Channel. Volt, l'unico detersivo con un cuore di ammorbidente. Per un pulito che vedi, che tocchi, che senti. Il piacere di Volt. Non esiste nient'altro. Super offerte da Euronics. Navigatore Mio a 299 euro. LCD Samsung 32 pollici a soli 1499 euro. E paghi ottobre 2006. Corri da Euronics. Sgrassatore universale Chantecler. Lo usi su tutto, funziona dappertutto. Chantecler, il gallo del pulito. New X-Trail Columbia. E su tutta la gamma X-Trail Euro 4, filtro antiparticolato in omaggio. Perdi peso naturalmente. Calo rapido fibra liquida. Calo rapido notte. Calo rapido fibra liquida e calo rapido notte uguale calo di peso corporeo. Da Röder Farmaceutici, la qualità totale. A regimi dietetici ipocalorici e in abbinamento a una moderata attività fisica. Arance clandestine. Mm? La cucaraccia, la cucaraccia. Io non posso camminare. Tu non sei siciliana. Solo le vere arance siciliane diventano l'aranciata, la rossa e l'amara San Pellegrino. Storia segreta, ogni mercoledì alle 21 su History Channel. History Channel. D'un tratto ti concentri solo su quella piccola area che stai cercando. Scendendo, come si dice in gergo in scivolata, ti sembra
Il mondo intero sembra racchiuso in quella piccola area. Dopo aver intercettato il bersaglio, ho lanciato il missile che uscì fischiando dai binari. Da oltre 5.000 metri, il missile a lunga gittata Maverick di 150 kg viaggia verso il suo obiettivo. Per Yakimovic i secondi sembrano eterni. Mentre aspettavo pensavo, oh no, il missile non è in rotta, è finito in Iran. Ormai dovrebbe aver colpito. Accidenti, sono nei guai. Mi è sembrata un'eternità. È una situazione surreale. Sei talmente in alto che è dura udire cosa accade a terra. E poi sei abituato al rumore del jet, che è come avere in sottofondo il ronzio di un ventilatore. Poi tutto a un tratto, boom! Senti una forte esplosione e allora capisci di averlo centrato. Sali in quota un altro po', viri e dai un'occhiata giù. A quel punto un piccolo fuoco ti dà la risposta. È molto professionale, incredibile. Non si lanciano grida. Non siamo come i Top Gun che vedi urlare nei film. Questa è una guerra. C'è gente che muore. Lo sappiamo tutti. Stiamo nell'abitacolo, concentrati per non farci uccidere e per non colpire le persone sbagliate. In missione avevo due soli obiettivi. Primo, evitare di colpire gli alleati e secondo, rendermi utile. Il mio obiettivo principale, però, era non colpire i miei alleati. Conoscendo la posizione delle forze amiche, è essenziale che gli A-10 le proteggano. Perdere di vista le truppe sul terreno può portare a compiere errori o a colpire le persone sbagliate. Come piloti di caccia, il nostro primo compito è individuare se giù c'è qualcuno e chi è. Quando sei in un conflitto e nella zona ci sono forze amiche, l'uso delle armi deve essere autorizzato da terra. Tu devi avere la visione esatta, il quadro completo. Queste sono le truppe amiche e queste quelle nemiche. Pur avendo a disposizione la più moderna tecnologia, non si può contare solo su di essa per non rischiare di mettere a repentaglio le truppe a terra. Ci sono gli ausili tecnologici, è vero, ma c'è anche la vecchia scuola che privilegia la comunicazione, si assicura che l'aereo veda realmente le truppe amiche. Esistono mille modi per accertarsi che si sta guardando la cosa giusta e che tutti leggano la stessa pagina dello spartito. E io li ho usati tutti, perché preferisco non lanciare nessuna bomba e non colpire nessun amico, piuttosto che lanciare mille bombe e mandarne una su una postazione alleata. Nonostante il timore di far fuoco sugli alleati, la sensazione di volare con questo aereo è la stessa che anima ogni pilota e il motivo che spinge ad arruolarsi. Non è un bolide, non è una Porsche, non è neppure un camioncino. È un semplice aeroplano che mi fa sentire completamente a mio agio. Sento ogni cosa che accade all'aereo. Non c'è niente di magico, sono solo io. Qualunque cosa faccia, gliela faccio fare io. I 60 Warthog usati nell'operazione Iraqi Freedom dominano i cieli, esplodendo l'incredibile numero di 311.597 colpi da 30 mm. L'arma volante funziona superbamente. Nella prima guerra del Golfo perdemmo degli uomini, nella seconda nessuno. Abbiamo perduto aerei, ma non vite. Questa è una dichiarazione a favore del mezzo. Se dovessi essere colpito su un aereo, vorrei che fosse una 10. La 10 è una macchina straordinaria. Lavora con te, la senti parte di te. Ed è uno dei pochi velivoli rimasti in cui si vola davvero, dove hai la sensazione di volare. La 10 significa supporto aereo ravvicinato ai massimi livelli. Ormai è la mia vera casa da 8 anni e l'adoro. Spero di continuare a volare con lui e spero che il progresso non ci impedirà di portarlo nel prossimo secolo per continuare ad affiancare l'esercito. È una straordinaria piattaforma d'attacco, ha un ruolo specifico e lo svolge perfettamente. Capace di continuare a volare anche se gravemente danneggiato, là dove altri velivoli e mezzi corazzati vengono messi fuori uso, l'umile facocero degli anni 70 è asceso a un ruolo eccelso nei campi di battaglia digitale del XXI secolo. Destinato a restare in servizio almeno fino al 2025, l'A-10 Warthog ha dimostrato di essere uno dei velivoli più efficienti mai usati dall'Air Force americana e una leggenda per chi ha avuto la possibilità di volarci.
Non ha un bel aspetto. Ha gobbe e protuberanze. Non è certo la macchina più elegante che abbia disegnato, ma fa il suo dovere. Thank you.